Io non voglio speculare sulle problematiche dei diversamente abili. Questa mattina avevo partecipato a un incontro dei diversamente abili di un'associazione e neanche a farlo apposta, purtroppo, a causa di un marciapiede assassino, la mancanza di un mattone, vedete, l'amico, il presidente dell'associazione Francesco Vinci è caduto a terra, ha urtato e guardate qui, non dico chiacchiere, qui ci sono ancora, c'è il sangue che appunto ha comportato questa caduta, la lesione e le abrasioni che ci sono state al mento. Guardate qui, cara amministrazione Menucci, guarda qui e guarda l'amico diversamente abile a terra e guarda qui le vostre responsabilità, perché cosa ci voleva mettere un po' di cemento e mettere un cazzo di mattone, scusatemi la volgarità, è una vergogna, ripeto, non c'è nessuna speculazione, perché stamattina era stata invitata l'amministrazione comunale, i consiglieri comunali a partecipare e neanche a farlo apposta. Francesco, mi puoi dare atto, Francesco, che ci hai chiamato dopo la caduta, non è che ce la siamo cercati. Non è che ci siamo inventati. Qualcuno potrebbe. È la verità, c'è il sangue, c'è la carrozzella, quindi io penso che davvero siamo arrivati a uno stato di vergogna, perché è un'amministrazione incapace. Io non dico risolvere i grandi problemi dei disabili, ma caspita, vedete, c'è un'associazione, ci sono i diversamente abili, una mattonella, cosa ci vuole a metterlo? Cosa ci vuole a metterla? Immaginasse il sindaco, non è speculazione, se a rompersi le labbra, a rompersi il mento fosse stato un genitore, una mamma, un papà, un fratello, ma cerchiamo di essere umani. Come vedete è arrivata l'ambulanza, sono stati chiamati i vigili urbani perché devono rendersi conto, no? Devono refertare quello che è accaduto e la situazione grave che c'è qui con questo mattone rotto. È trascorsa mezz'ora, più di mezz'ora, i vigili ancora non sono arrivati. Non metto in dubbio che i vigili abbiano altro da fare, per carità, massimo rispetto per il loro impegno, ma signori vigili, quando ci sono queste situazioni bisogna correre, muoversi, capito comandante? Muoversi, i disabili prima di tutto, comandante, diamoci una bella regolata. Caro sindaco, impara l'umanità, ne hai bisogno, tu e gli assessori a ramo, anche se ora la giunta è sciolta. Quindi su questo non transigerò e immediatamente, caro Mattia Giorno, assessore ai lavori pubblici, immediatamente solleva il culo dalla sedia e invece di girare l'Italia a fare la propaganda delle fantasie vostre, delle chiacchiere che raccontate, pensate ai veri problemi, ai poveri cristi che cadono a terra. È una vergogna. Mi vergogno di questa amministrazione e insieme a me si vergogna una città.